Oggi leggiamo il Srimad Bhagavata, ho scelto dei versi dal primo canto. Sapete che questo il primo canto è stato tradotto e spiegato da Srila Prabhupada prima di venire nell'Occidente. Infatti, Prabhupada, seguendo gli ordini di suo maestro spirituale, ha cominciato a scrivere articoli, riviste, per diffondere coscienze di Krishna in inglese, quando ero ancora in India. Ma un amico diceva, perché fai solo riviste? Perché le riviste le persone le prendono e poi dopo le buttano. Invece perché non scrive libri? E proprio l'ha preso come un'istruzione dal suo maestro spirituale e ha deciso, seguendo gli esempi di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna stesso, che è la scrittura più importante che parla solo di puro servizio devozionale, di bhakti puro, è lo Srimad Bhagavatam. Così Srila Prabhupada, con grande, grande fatica, perché era da solo, senza nessun sostegno economico, è riuscito parola per parola tradurre e scrivere le spiegazioni basate sui commenti degli acharya precedenti, e i maestri precedenti, riuscita a pubblicare senza nessun, come detto, senza nessun sostegno, movimento, niente, raccogliendo offerte piano piano, riuscita a stampare, pubblicare il primo volume dal primo canto, perché è diviso in tre volumi, l'originale, è stampato il primo e poi vendendo un po' di quelli volumi, raccolti i fondi per stampare il secondo, mentre e faceva tutto da solo, prendeva il treno, proprio raccontava che non aveva anche i soldi per la colazione, investiva tutto quello che prendeva per stampare lo Srimad Bhagavatam. Andava a Delhi da Vrindavan, perché risiedeva a Vrindavan, al tempio di Radha Damodar, e non è che aveva il computer che stava lì con il Word, no, erano macchine da scrivere di quelli degli anni 30, che deve praticamente con un martello ogni lettera, tutto così. Che ci raccontava che i primi devoti in Russia per fare fino agli anni 80, quando sono arrivati i primi libri, poi hanno tradotto i libri per fare tante copie di questi libri, anche a quei tempi non avevano il computer, avevano le macchine da scrivere, ma con pile di foglie, con carbone per fare copie. Dovuto mettere dentro, queste volte raccontava che praticamente spaccava le dita perché doveva schiacciare così forte per fare passare 5, 6, 7 copie, e pian piano è riuscito a stampare i primi volumi della Bhagavad Gita in lingua russa, ovviamente undercover, nascosto, perché era super illegale. Seguendo l'esempio di Srila Prabhupada, con grande fatica ci ha dato questo primo canto dello Srimad Bhagavatam, e non sapeva se riusciva ad andare nell'Occidente e se sarebbe possibile di stampare altri, perché era da solo e ha messo diversi anni per stampare il primo. Così Prabhupada spiegato che l'ha messo tutta la filosofia nel primo canto, l'ha scritto tutto nel primo canto. Se vai a finire così, che rimane solo questo volume, questo primo canto, c'è tutto quello che è necessario per diventare completamente cosciente di Krishna. E così sono molto significativi, ogni verso è pieno di significato, ogni spiegazione di Srila Prabhupada. Io ho scelto il verso che il secondo capitolo del primo canto è intitolato La divinità e il servizio di devozione, è pieno di tutte le
spiegazione di Bhakti in questo capitolo. Sono tanti versi famosi, molto citati spesso. E volevo leggere i versi dal secondo capitolo, 17 e 18, che purtroppo non sono riuscito, non avevo scritto qua, ho cantato io un paio di volte. E cantiamo prima quel verso e poi vorrei leggere solo il verso senza le spiegazioni di 14, 15, 16, che vanno, c'è tutto un filo di insegnamenti. 14, 15, 16, 17, 18, c'è tutto un insegnamento, sequenza completa, sono tutti collegati. No, leggo prima le 14, 15, 16, poi cantiamo il verso in sanscrito di 17, che sarebbe il verso di oggi. Ho scritto qua, verso 14, con l'attenzione fissa sul Signore, vorrei leggere anche il sanscrito. Solo che è scritto un po' piccolo, per chi c'ha il volume, per quello l'ho scritto con un computer, molto facilmente, un po' più grande, invece non ho scritto il sanscrito. Perché Prabhupada voleva fare una cosa veramente autentica, completa, e così è scritto nel sanscrito originale, sanscrito, poi la traslitterazione, così possiamo leggere noi, poi parola per parola, così uno può anche imparare il sanscrito, leggendo lo Srimad Bhagavatam. Prabhupada voleva che era autorevole, così persone, professori, università potrebbe apprezzare questa opera. Verso 14. Tasma dekena manasa bhagavan sattvatam pati shotavya kirtitavyascha dyeya pujyascha nityada shishigornitai kija. Con l'attenzione fissa sul Signore Supremo che protegge i suoi devoti, si deve ascoltare costantemente ciò che lo riguarda, glorificarlo, ricordarlo e adorarlo. Questo è il Bhakti, questo è quello che, se vuole una definizione di Bhakti, questo. Poi 15. Yadanudya sina yukta karma granti nibandanam cindantiko vidastasya kona kuryat kataratim. Armato del ricordo del Signore, l'uomo intelligente taglia l'intreccio dei nodi creati dalle azioni materiali e dalle loro conseguenze, karma. Taglia il karma. Armato dal ricordo del Signore, l'uomo intelligente taglia l'intreccio dei nodi creati dalle azioni materiali e dalle loro conseguenze, karma. Chi dunque non presterà ascolto al suo messaggio con questo beneficio, chi non presterà attenzione al messaggio del Signore e ascoltare e ricordare e adorarlo per il fatto che così, per quello che dice l'uomo intelligente, approfitta di questa opportunità di cantare e ascoltare la gloria del Signore, per tagliare tutte le intrecce del karma, tutto quello che ci stanno facendo soffrire, tutto quello che ci lega qui nel mondo materiale, e passare nascita, morte, vecchiaia, malattia. Alcuni di noi stiamo gustando la vecchiaia dopo tanti anni. Abbiamo sempre interessante, perché abbiamo sempre letto nelle scritture, proprio, quante volte proprio dice le vecchiaia, nascite, morte, vecchiaia, malattia, sì, ma perché eravamo 30 anni, 40 anni, ma quando comincia a gustarlo è vero, tutto quello che è scritto è tutto vero, la vecchiaia, poi la malattia, tutti abbiamo sperimentato malattia, anche i giovani, ma la vecchiaia è una cosa unica che si sperimenta solo a un certo punto, non,
Tutti, e non è anche garantito che tutti arriveranno alla vecchiaia per sperimentare ormai. È molto utile per la vita spirituale, è molto propizio per la vita spirituale, che ti fai distaccare proprio dall'idea che si può godere questo corpo materiale, perché comincia a sfasciare, non funziona più come funzionava prima. E così è molto... Infatti questo è uno degli vantaggi di Bhakti, della pratica di Bhakti, uno degli tanti, ma uno è come si affronta la vecchiaia, perché per un materialista la vecchiaia è terribile, è veramente terribile, che ha gli stessi desideri, gli stessi spinti desideri, ma non hai più i mezzi. Non hai più i mezzi per soddisfare quel desiderio, è una frustrazione, una angoscia tremenda. Invece per un devoto è una gioia, perché finalmente mi lascio in pace questo corpo materiale che ha tutti i suoi desideri, sente più sereno, più felice. Allora, 15, poi verso 16... Shushu shoshadana syava sudeva kataruchi syan mahatsevaya vipra punyatirtanishevanat. Anche questo è un verso molto significativo, molto famoso. O saggi nati due volte, Brahma, servendo i devoti perfettamente liberi da ogni impurità, grande servizio è reso. Con questo servizio si sviluppa il gusto per ascoltare il messaggio di Vasudeva. Qui c'è la chiave, qui c'è proprio la chiave di come procedere in Bhakti, nel servizio devozionale. Servendo i Vaishnava, servendo i devoti, è misterioso. Come succede? Succede, è magico. Se tu servi i devoti, se voi servi i devoti, sente naturalmente un gusto, un'attrazione per il Signore, un'attrazione per ascoltare dal Signore. All'inizio non siamo attratti di ascoltare il Signore, vogliamo ascoltare cose mondane, dal mondo materiale, ma quando sviluppiamo l'attitudine di servizio, come Krishna dice nella Bhagavad Gita, di avvicinare il puro devoto, il maestro spirituale autentico, prima cosa dice di servirlo umilmente e porre domande. E poi, servendolo, lui reciproca dando, trasmettendo coscienza di Krishna al discepolo, al aspirante Bhakti Yogi. Ma è proprio magico. Mi ricordo, mi viene in mente quando distribuivo libri con un gruppo di devoti, un gruppo di brahmachari, monaci, tanti anni fa in America, era un gruppo guidato da un sannyasi, Tripurari Maharaj, era molto serio, era un devoto molto rigido, cantava i giri, poi come fai Daniele, senza battere le ciglia, cantare Hare Krishna, concentratissimo, e poi andavamo fuori a distribuire i libri, che è un servizio che dava molto piacere a Srila, ancora dà molto piacere a Srila Prabhupada, e alla fine della giornata, tornando al Tempio, si mettevamo tutti in un cerchio a leggere Srimad Bhagavatam insieme, e mi ricordo ancora oggi che c'era un gusto, c'era un netto, ogni frase che leggevamo dopo aver fatto una giornata di servizio al maestro spirituale era illuminante, veramente entrava e si sentiva, era proprio le conferma anche la reward, non mi dimentico sempre la giusta ricompensa, la vera ricompensa dopo la giornata di servizio di leggere lo Srimad Bhagavatam e apriva proprio una luce, apriva tutto, si realizzava quello, il messaggio.
proprio per il fatto che c'è questa reciprocazione di servizio, che è quello che dice questo verso. O saggi nati due volte, servendo i devoti, perfettamente liberi ad ogni impurità, grande servizio reso. Con questo servizio si sviluppa il gusto per ascoltare i messaggi di Vasudeva. E questo, quando abbiamo sviluppato questo gusto per ascoltare di Krishna, è fatto. Il nostro bhakti è... Siamo sulla strada, non solo sulla strada giusta, siamo a un buon punto, siamo molto, molto, molto avanti, siamo praticamente arrivati quando sviluppiamo un gusto. I grandi devoti, i maestri spirituali, hanno una delle sintomi caratteristiche, spiegate nel netto della devozione, caratteristiche di un devoto in puro servizio devozionale, è che è un'attrazione e un gusto per cantare il santo nome e la gloria del Signore. Non riesce a fermare. Noi dobbiamo sforzare, perché ci sono le regole che a quest'ora c'è la lezione di Srimad Bhagavatam, a quest'ora cantiamo japa, perché non abbiamo gusto, facciamo in disciplina, sappiamo che devo fare, mi fa bene, così lo faccio. Ma non è che sono... A volta sì, a volta no, ma è una disciplina. Ma quando arriviamo a questo stadio qua, non riesce a fermare. Infatti i nostri maestri, i Sei Goswami, i seguaci di Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 anni fa, avevano lasciato posizioni molto... di grande ricchezza, opulenza nel mondo materiale, sono andati a Vrindavan, a dedicarsi completamente al servizio devozionale a Vrindavan, e loro praticamente non riuscivano a dormire, non come noi che sto male, che non riesco a dormire, che ci lamentiamo, che non riesco a dormire, dormo male. Invece loro non riuscivano a dormire perché non riuscivano a smettere a cantare, a parlare di Krishna insieme e non trovava tempo per dormire. Non è perché non dormiva bene, non trovava tempo per dormire perché gustava così tanto, come i ragazzi quando stanno facendo una festa di notte, non vogliono andare a dormire perché stanno divertendo, cantando, festeggiando tutta la notte. Così i devoti veramente avanzati, puri devoti, loro non riescono a smettere di cantare. No, non è che devono cantare 16 giri, che difficile cantare 16 giri. Ma loro, proprio raccontava che a Vrindavan ci sono devoti che cantano anche 100 giri al giorno, tanti cantano 64 giri, ci sono alcuni che non riescono a smettere, vanno avanti tutta la notte a cantare, perché hanno gusto, ruci, vuol dire gusto, trova piacere. Quando uno trova piacere in una cosa, nessuno deve spingerti di farlo. Viene automatico, naturale. Allora siamo arrivati al verso, scusate, questo è molto famoso, un verso ancora più famoso. Shinvatam svakata Krishna punya shravana kirtanaha ridyantasto yabhadrani vidunoti suritsatam. Shinvatam svakata Krishna punya shravana kirtanaha Ridyantasto yabhadrani vidunoti suritsatam shinvatam. Di coloro che hanno sviluppato il vivo desiderio di ascoltare. Di coloro che hanno sviluppato il vivo desiderio di ascoltare. Mi ricordo un maestro spirituale che c'era una discussione, qualcuno la criticava, c'era una discussione, e lui diceva, ma a me piace leggere Srimad Bhagavatam, c'è un gusto per leggere Srimad Bhagavatam. E mi ricordo, stavo con lui tanti anni fa,
lì da Ananda Maharaj. E lui, penso che mi viene in mente, mi viene un flash, un ricordo che eravamo in Messico, in Città di Messico, il tempio è stato aperto da poco tempo, e lui pianificava, it was before they went to Brazil, non c'era ancora i devoti in Brazil, lei di Brasil di origine, e si pianificava come facciamo andare in Brasile e cominciare il movimento, e c'ero solo io e lui, e erano discussioni di management, di gestione, eccetera. E ogni tanto, dopo un po' di discussioni di questo genere, lui, ok, basta, prendeva lo Srimad Bhagavatam, si alzava in piedi e cominciava a leggere voce alto e lo ascoltava, e poi lui continuava a leggere, perché gustava così tanto che non si faceva un po' di management, quello che c'era bisogno, ma si tornava subito a leggere con entusiasmo, con proprio entusiasmo, ogni riga leggeva con entusiasmo lo Srimad Bhagavatam. Svakataha, le sue stesse parole. Krishna, Dio la persona suprema. Punya, virtù. Shravana, ascolto. Kirtana, canto. Ridiantasta. Nel cuore, hi, certamente, abhadrani, desiderio di godere della materia, vidunoti, pulisce, surit, benefattore, satam, di coloro che sono sinceri. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Sri Krishna, il Signore Supremo, che è il Paramatma, l'anima suprema, nel cuore di ogni essere, è il benefattore del devoto sincero. Toglie ogni desiderio materiale dal cuore del devoto, che ha sviluppato il vivo desiderio di ascoltare il suo messaggio, colmo di virtù quando viene trasmesso e ricevuto adeguatamente. Wow, che bello, ripeto. Sri Krishna è il Signore Supremo, Sri Krishna è il Signore Supremo, che è il Paramatma, l'anima suprema, nel cuore di ogni essere, è il benefattore del devoto sincero. Siete tutti devoti sinceri? Senza dubbio. Toglie ogni desiderio materiale dal cuore. Del devoto. Che ha sviluppato il vivo desiderio di ascoltare il suo messaggio. Colmo di virtù. Quando viene trasmesso e ricevuto adeguatamente. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il messaggio del Signore Supremo, Sri Krishna, non è differente da Lui. Perciò, ogni qualvolta si ascolta o si narra questo messaggio, evitando di commettere offese, Egli manifesta la sua presenza personale nella forma di vibrazione sonora trascendentale che racchiude tutta la sua potenza. Ascoltando lo Srimad Bhagavatam, cantando il Mahamantra, ascoltando lo Srimad Bhagavatam, Krishna, Dio la persona suprema, è personalmente presente, presente in queste vibrazioni. È solo una questione di noi, di purificarci dai desideri materiali. Quello che ci blocca sono i desideri materiali, i desideri di godere, di prendere il posto di Krishna. Quando l'abbandoniamo e poi ascoltando e stando in presenza di Krishna, questi desideri si
diminuiscono e diminuiscono. Papa diceva, faceva la paragone come se tu hai un pezzo di ferro, e il pezzo di ferro è freddo, duro, eccetera, come il nostro cuore, ma se tu metti il ferro nel fuoco, si mette nel fuoco e lascia lì per un po' di tempo, come fanno quelle che loro, fabbro, il lavoro a ferro, diventa come il fuoco, diventa il fuoco. Hai tutte le caratteristiche del fuoco, se tira fuori, lo tira fuori e lo tocca qualcosa, si brucia, è fuoco. È lo stesso principio, se noi ci mettiamo in contatto con Krishna, in associazione con Krishna, che è presente, è nella vibrazione sonora del santo nome, del Srimad Bhagavatam, diventeremo spirituali, assumeremo le stesse qualità spirituali di Krishna. E così funziona il processo di Bhakti. Mettiamo in contatto più, sempre più possibile, cercando di evitare offese, di essere invidioso, di criticare o pensare che è una cosa mondana, e sono varie offese, specialmente criticare altri devoti, specialmente i devoti avanzati, cari a Krishna. Se rimaniamo umili, rispettando tutti i devoti, senza offendere o criticare i devoti, quando siamo in contatto con queste vibrazioni spirituali, ci sentiremo gradualmente a togliere tutti gli ostacoli, tutti gli attaccamenti materiali, desideri materiali. Perché noi pensiamo, nel mondo materiale cercano di aumentare i desideri materiali, c'è tutto un spinto di deve essere più lussurioso, più agitato, più desideroso. Ci sono anche corsi che ti insegnano come essere più, aumentare i desideri materiali. Invece sono un grande disturbo, specialmente per uno spiritualista. È una causa di grande sofferenza, è come una malattia, come un grande disturbo. Questi desideri materiali che ci spinge a lavorare duro per averlo, per avere questo oggetto, quello che vogliamo godere, che ci spinge questi nostri desideri materiali. Così una persona intelligente vuole essere liberata di questi desideri, queste spinte di avere, di godere in questo mondo. E qui c'è il metodo, qui c'è il segreto. Ci mettiamo come ferro nel fuoco di Bhakti, in questa atmosfera, che siete molto sinceri, bravi, che siete venuti qua, e passare invece di andare al mare, che è un po' presto andare al mare, magari non è ancora abbastanza caldo, ma andare nella montagna, non so, di venire qua e metterci nel fuoco di Bhakti, e purificarci dei desideri materiali, e vedrai che la ricompensa è infinitamente più di... Poi si sa, quando vai fuori per cercare di gratificarsi i sensi, andare in vacanza, eccetera, si torna sempre più giù di prima, sempre frustrato. Mi ricordo mia moglie Krishaloka, per anni distribuivi libri nelle autogrill, nelle aree di servizio. E c'era il fenomeno, la partenza, tutti che erano in partenza, yeah, wow, stiamo partendo. Dava tanti libri, tutti erano felici, sì, leggelo sotto l'ombrella, ombrelloni. E poi la ritorna ed è tutta un'altra cosa, tutti sono senza soldi. Non ho più niente, sono bruciato, sono frustrato, non riuscito, è piovuto tutto il tempo, sono tutti infelici. Cioè, la loro ricompensa dopo tutto quello sforzo per gustare è frustrazione, infelicità,
Invece vedrai che dopo questi 3-4 giorni di Bhakti Retreat sentirà a volare a casa, e devi solo mantenerlo, continuare a stare nel fuoco e mantenere quel livello di estasi, di felicità spirituale. Ma il segreto è questo: sta in compagnia con Krishna e i suoi devoti. Krishna, attraverso l'ascolto del Santo Nome e l'ascolto delle scritture. A questo proposito, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nel suo Shikshastaka, afferma che sono le 8 preghiere scritte, l'unica cosa che è scritto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Invece l'impegnato di tutti i suoi seguaci, specialmente di Sego Swami, a scrivere tutte le filosofie, a compilare tutte le filosofie dei Veda su servizi rivoluzionari. Invece lui ha racchiuso tutte le filosofie di Bhakti in solo 8 versi. C'è tutto, se tu le studi bene, infatti ci sono studi di questi 8 versi, in particolare di Ashila Bhakti Vinod Thakur, che espande su questi 8 versi e sono piene, c'è tutto, tutte le pratiche di Bhakti incluse in questi 8 versi. Uno di questi versi afferma che i santi nomi possiedono tutti i poteri del Signore e che Egli ha conferito a ognuno dei suoi innumerevoli nomi uguali potenza. Leggo il verso, la traduzione completa di questo verso, il secondo verso della Shikshastaka. O Signore, il tuo santo nome può dare ogni benedizione agli esseri viventi. Perciò tu possiedi centinaia e migliaia di nomi, come Krishna e Govinda, e in questi nomi trascendentali hai investito tutte le tue potenze trascendentali. Non ci sono rigide regole per cantare questi nomi. O Signore, nella tua infinita misericordia ci permetti di avvicinarti facilmente col canto dei tuoi santi nomi. Ma io sono così sfortunato che non ho alcune attrazioni per essi. Infatti si vede, c'è un fenomeno qui proprio adesso, in tutti i tempi. Quando siamo tutti qua dentro a cantare con entusiasmo, c'è sempre un po' di persone lì fuori dalla porta che lo guardano dentro e continuo a chiacchierare, parlare del più nel meno con gli amici fuori. E ogni tanto lo guardano e si vede dentro che sono tutti in estasi, danzare, sorridenti, cantare, ma lo stesso non sono. Ma io sono così sfortunato che non ho alcuna attrazione per essi. Questa è proprio la condizione. Dobbiamo pregare al Signor Chaitanya di sviluppare un'attrazione, un desiderio, un'attrazione per cantare. Che Krishna, come spiega Sri Chaitanya Prabhu, Krishna ha reso così facile, il processo è così facile, basta cantare il Santo Nome e Krishna dà tutto se stesso, è presente, è lì per tutti noi. Ma, e poi finisco a leggere la spiegazione, poi continuiamo a raccontare. Non c'è un tempo prestabilito per cantare i santi nomi. Può cantare anche quando sta facendo la doccia. Si può cantare quando sta camminando, ovunque. A qualsiasi momento della giornata. Questo riferisci quando, perché per cantare altri mantri, mantri vedici in particolare, le Gayatri mantra, ci sono i momenti secondo le stelle, secondo il sole, ci sono momenti giusti per cantare, posizioni sedute giuste, come proprio Krishna spiega nella Bhagavad Gita, per la pratica della yoga, la meditazione, di sederci non troppo alto, non troppo basso, su una sedia di certi materiali, l'erba kusha, tutte queste regole
per cantare Hare Krishna non ci sono. Può cantare ovunque, in qualsiasi momento, è così facile. Possiamo cantarli quando desideriamo, purché con attenzione e rispetto. Importante questo. Il Signore è così buono che accettasi di apparire personalmente di fronte a noi nella forma di vibrazioni sonore trascendentali. A volte Prabhupada diceva che quando cantiamo Hare Krishna, Krishna sta danzando sulla nostra lingua. A volte mi ricordo quando la prima volta che ho sentito questo, ho cominciato a immaginare Krishna sta danzando sulla mia lingua. Come proprio dice qua, è lì davanti a noi, è proprio lì di fronte a noi, in presenza, nel forma del suono del santo nome. È solo una questione di realizzare. Purtroppo, questo è il purtroppo. Purtroppo noi non abbiamo alcun gusto per l'ascolto e la glorificazione dei suoi nomi e divertimenti. Questo è il nostro vero problema. Abbiamo tanti problemi, malattia, tasse, economia, tanti problemi, ma il nostro vero problema, perché se sviluppiamo gusto per ascoltare di Krishna, si risolve tutte le altre problemi, tutte le altre problemi si svaniscono. Non sentiamo più tutti gli altri problemi. Con questa, è come una. Se stiamo cercando di riparare una cosa con un piccolo mattarello, piccolino, ma quando viene con un mattarello grande, in un colpo solo, boom, fatto tutto. Così con un colpo solo. Se sviluppiamo gusto per cantare e ascoltare di Krishna, siamo trasportati nel mondo spirituale, al di sopra, al di là dalle dualità di questo mondo materiale. Siamo tagliati fuori dalla catena, dal ciclo di nascita e morte, dal ciclo di legge di karma. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi in un colpo solo. Ma il vero problema, per quello dico, Prabhupada dice che il vero problema è che purtroppo non abbiamo attrazione per questo. Non abbiamo gusto. Tuttavia, come abbiamo già spiegato, servendo i puri devoti del Signore si sviluppa un gusto per ascoltare e cantare queste vibrazioni sonore divine. Questa è la chiave, il segreto, servendo il puro devoto. Anche se non siamo grandi sadhaka o praticanti, se riusciamo a fare un po' di servizio, l'ho sentito dire che tanti di voi venite i vari giorni durante la settimana, fino a settimana, e fate tanti servizi qua, nei campi, nella cucina, sull'altare, nel tempio. Questo ci purifica. Offrendo questo sentimento di servire, perché è tutto lì il discorso. Siamo qua perché non vogliamo essere nel mondo materiale, che non vogliamo essere servitori di Krishna. Invece il mondo spirituale vuol dire che sono tutti completamente abbandonati a servire Krishna, e questa è la chiave per tornare nel mondo spirituale. È un tempio, un luogo sacro, è un luogo dove praticare, facciamo finta che siamo nel mondo spirituale, agisco come se forse sono nel mondo spirituale, e gradualmente diventerà il mondo spirituale, perché in realtà lo è il mondo spirituale. Il mondo spirituale dove c'è servizio devozionale a Krishna, diventa il mondo spirituale, Vaikuntha. Prabhupada diceva, no, i nostri templi sono Vaikuntha, sono il mondo spirituale, quando sono tutti impegnati costantemente in servizio devozionale. Così, anche se non siamo grandi studiosi o lettori, eccetera, cantanti, eccetera, se almeno possiamo offrire i nostri talenti, quello che
possiamo fare, impegnarsi in servizio. Così sviluppiamo questo sentimento di servire invece di godere. E Krishna è felice, nota questo, vede questo e viene incontro, ci fa venire un gusto, ci dà proprio il gusto del cantare. Svilupperemo un vero gusto nel cantare. E questo ci trasporta proprio nella dimensione spirituale. Il Signore soddisfa i desideri di ogni suo devoto. Quando vedi un devoto perfettamente sincero nella sua volontà di offrirsi al suo trascendentale servizio, è fortemente desideroso di ascoltare. È fortemente desideroso di ascoltare tutto ciò che riguarda lui, il Signore agisce dal suo cuore guidandolo affinché possa facilmente tornare a lui. Questo è proprio tutto il ciclo. Perché Krishna, ricordiamo, noi purtroppo, quasi tutti noi siamo impersonalisti per natura, siamo contaminati dalla tendenza impersonalista. Non crediamo veramente che Krishna è una persona che è anche presente nel nostro cuore e che ci sta guardando, e con cui possiamo parlare, che è presente nel suo nome e nota, vede i nostri sforzi, vede quando un devoto sincero sta sforzando e così da dentro il nostro cuore ci guida, ci indica cosa dobbiamo fare per progredire di più e tornare da lui. È personale, è completamente personale. Dobbiamo sentire che siamo guidati. In primo piano c'è il rappresentante di Krishna che viene nella forma del maestro spirituale. Maestro spirituale è Krishna e non è Krishna. Non è completamente Krishna nel senso non è Dio, persona suprema, ma rappresenta, come proprio diceva, come un ambasciatore. L'ambasciatore rappresenta, ha tutto il potere della nazione che rappresenta dietro di lui. E il maestro spirituale è così, il maestro spirituale autentico, rappresenta Krishna. Krishna vuole vedere la nostra attitudine di servizio verso una persona che possiamo vedere, tangibile. Perché uno può dire, sì, io credo in Dio, servo Dio, ma chi l'ho visto? Io non lo vedo, ma no, Krishna vuole vedere i fatti reali. Così manda il suo rappresentante vivo davanti a noi, che possiamo vedere anche con i nostri occhi materiali, prende la forma delle divinità che possiamo vedere con i nostri occhi materiali e servire con i nostri corpi materiali. E così possiamo praticare, impegnare in le stesse attività che faremo nel mondo spirituale, facendo pratica qua. Quando abbiamo perfezionato la pratica, saremo trasferiti, automaticamente saremo trasferiti in quella dimensione spirituale, nel mondo spirituale. Fino a che ora dobbiamo... Ok, finisco qua e poi vediamo se ci sono domande. Il Signore infatti desidera il nostro ritorno nel suo regno più di quanto non lo desideriamo noi stessi. Questo Krishna vuole tanto che torniamo da Lui. Siamo noi che un po', perché è molto raro, infatti il servizio devozionale puro è molto molto raro, sono pochi. Vogliamo fare un po' di servizio e vogliamo avere un po' di cose materiali, vogliamo fare un po' misto. È molto raro un'anima che vuole solo Krishna, vuole solo tornare da Krishna. Ma è quello che è richiesto per tornare da Krishna. E quell'intenso desiderio, quel greed, entusiasmo, intenso desiderio, vuole diventare cosciente di Krishna in questa vita.
così non spreca più tempo. Sappiamo che è molto raro così, devoti da quel genere sono molto molto rari, ma Krishna non si abbandona, Krishna continua, anche se mettiamo varie vite, Krishna ci metterà in difficoltà, quando il nostro desiderio non è tanto forte e vogliamo ancora un po' gustare del mondo materiale, Krishna, perché vede che sotto sotto siamo sinceri, io mi ricordo sempre con questo punto, c'era un ragazzo che è entrato nel tempio a Boston tanti tanti anni fa, è diventato devoto, è venuto a vivere nell'ashram, e dopo un po' di tempo, non so, mesi, due mesi, si è ripensato un po', no, ma c'è mia ragazza fuori, volevo tornare. Di fronte al tempio, c'è l'entrata, c'è l'edificio al tempio, e di fronte c'era un giardino davanti, prima della strada. Era una strada abbastanza trafficata, anche i camion passavano. Ma c'era un spazio di, sai come i giardini in America, le case con il prato davanti, poi c'è il cancellino e poi c'è la strada. E lui ha attraversato il prato e è uscito, ha messo un piede nella strada per attraversare la strada, passato un camion proprio così, wow. Ha mancato proprio così di schiacciarlo, di mettere sotto, è rimasto, ok, ha girato, è tornato nel tempio. E Krishna è molto gentile, Krishna ci vuole veramente bene. Si vede che era un ragazzo sincero. Krishna non l'ha lasciato andare via. Nessuno può entrare nel regno di Dio senza essere perfettamente purificato da ogni peccato o desiderio materiale. I peccati nascono dal desiderio di dominare la natura materiale. A parte le parole, perché so, nella cultura italiana, il peccato. È una brutta parola per... nessuno piace sentire, sei un peccatore. Ma in realtà è collegato con il desiderio di dominare la natura materiale. E questo è quello che ci collega con l'energia materiale, ci lega all'energia materiale. Questo desiderio, invece di servire, il desiderio di dominare e sfruttare quello che non è nostro, è l'energia materiale, è l'energia di Krishna. Non è nostra, ma vogliamo dominare. E quella tendenza di dominare l'energia materiale, sfruttarlo, e quello si può chiamare peccato. È peccato per noi, nel senso, è peccato che ci ruiniamo la nostra vita, ci fa soffrire. Dobbiamo metterci in una situazione che alla fine soffriamo. Come adesso sono i periodi di allergie, vedi che tutti sono, infatti questo era il periodo che veniva Niranjan Maharaj, io ho detto Maharaj non vieni in aprile, maggio, perché hai tante allergie. E vogliamo dominare, che bella la primavera, poi boom, vieni questa reazione. È estremamente difficile liberarsi da questi desideri, sappiamo tutti, no? Estremamente difficile liberarsi, non aumentare, liberarsi è una sofferenza, i desideri materiali sono sofferenze, non è piacere, è una causa di sofferenza. Quel poveretto che è desideroso di fumare, e non riesce a liberarsi da quel desiderio di fumare, e anche se è scritto sul pacchetto questo ti causerà
malattia grave ti fa morire, ti rendere sterile, ti rende, causa solo sofferenza. E lo stesso, quel desiderio è così forte che lo costringe, è una sofferenza, è solo una sofferenza. Ma allo stesso tempo è così difficile, sappiamo, chi ha fumato sa, è difficilissimo liberarsi da quel desiderio, una volta che è dentro. E tutti, ma anche se quelli, sono quelli desideri che ci causa sofferenza, è una cosa incredibile, che ci causa sofferenza ma siamo allo stesso tempo attaccati per quel scintille di piacere. E quel piacere praticamente è solo il sollievo dal spinto dai desideri. Se tu ti analizzi bene qual è il grande piacere materiale, praticamente la maggior parte è il sollievo da quel spinto, da quel tortura dal desiderio che è dentro di noi. Quel, oh, finalmente l'ho fatto. È così. Ma il piacere è quel scintille di, che c'è naturalmente nel sesso, nell'intossicante, c'è un scintille di piacere, ma è così effimero, così temporaneo, è quello che ci intrappola di continuare a desiderare e che ci lega alla sofferenza che viene dopo. Ma allo stesso tempo, come è estremamente difficile liberarsi da questi desideri. Donne e ricchezze, non è niente contro le donne, ma puoi fare lo contrario, uomini e ricchezza per le donne è uguale. Questi desideri di dominare la natura materiale, che specialmente nel mondo materiale viene nel desiderio di godere o dominare lo stesso posto, o uomini o donne, no? Uguale. E quel desiderio di dominare, di godere. Donne e ricchezze, o uomini e ricchezze, sono grandi ostacoli per i devoti che si sforzano di progredire sulla via del ritorno a Dio. Numerosi devoti risoluti caddero vittime di queste trappole e si allontanarono dal sentiero delle liberazioni. Ma quando si ha l'aiuto del Signore in persona, progredire su queste vie diventa molto facile per le grazie divine del Signore. Dobbiamo sempre pregare per lei. Non dobbiamo pensare che ce la faccio io, ce la faccio da solo. Dobbiamo sempre pregare per l'aiuto del Signore, perché da solo non ce la facciamo. Siamo piccoli, siamo spazzati via dall'energia materiale, il famoso verso Davi Yeshu Gunamai Mamamai Adorati Amamai Viei Prapadnete Mayamai Tantarantite. Questa energia, Krishna dice, questa energia materiale è mia energia, è l'energia divina, è potentissimo, è potente come Krishna. Ma chi si abbandona a me, chi si prende rifugio a me, può facilmente superarlo. Facilmente superarlo, è l'unico modo. Non c'è nulla di strano che un uomo si senta turbato in presenza di donne o di ricchezze, o una donna si senta turbata in presenza di uomini e ricchezze, perché tutti sono legati a queste forme illusorie da tempi immemorabili. C'è questa attrazione da vite, non è una cosa nuova, è come gira il mondo materiale. Freud aveva, infatti uno devoto all'inizio diceva proprio, ma Freud diceva così, tutto gira intorno al sesso, no? E pensava che, proprio diceva, ma no, e proprio diceva, sì, ha ragione, il mondo materiale è così, a volte nella forma più sottile, dal desiderio di essere famoso, prestigio, onore, eccetera, ma è sempre quella, sempre quell'attrazione che fa girare il mondo materiale. Così siamo legati a questo da tempo. Tempo immemorabile, non possiamo ricordare quando ho cominciato questa attrazione. Io,
automatico praticamente nel mondo materiale. E ci vuole tempo prima di poter sfuggire a questa condizione pervertita. Questa attrazione invece di servire Krishna e essere nostra posizione originale, naturale, di vera felicità, di cercare di imitare Krishna. Ma immergendosi nell'ascolto della gloria del Signore si può gradualmente realizzare le proprie posizioni naturali, che siamo eterni servitori di Krishna. Per la grazia del Signore, il devoto che si impegna in questo modo ottiene forza sufficiente per difendersi da questi turbamenti e a poco la sua mente se ne libererà del tutto. Cioè, volevo leggere anche 18, ma non c'è tempo. Leggo solo il verso 18, che anche questo è un verso che in tanti tempi leggono tutti i giorni all'inizio della lezione dello Srimad Bhagavatam. Nashtapareshu badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Che ricordiamo che abbiamo appena letto, che al devoto che si impegna in questo modo, ascoltando la gloria del Signore, ottiene forza sufficiente per difendersi da questi turbamenti e a poco la sua mente se ne libererà del tutto. E come si fa? Qual è il metodo pratico per ascoltare? Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto ciò che turba il cuore è completamente distrutto. E il servizio d'amore al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce in modo irrevocabile, fisso, proprio non torna più indietro. Se ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam tutti i giorni, non è una cosa ogni tanto leggo lo Srimad Bhagavatam, no, tutti i giorni, se ascoltiamo tutti i giorni, come fa Erika, Daniele, che leggiamo insieme lo Srimad Bhagavatam ogni mattina, e questo è il processo di purificazione, ti purifica da questi turbamenti di desideri materiali che ci spinge di fare questo e fare quello, di correre, di non essere soddisfatto interiormente. Ok, io concludo qua. Se avete qualche domanda, c'è il microfono, basta alzare la mano. È abbastanza chiaro, credo. Shimbagoda è molto chiaro. Sì, Adinani. E il microfono. Da tempo è immemorabile, ci troviamo nel mondo materiale, no? E questa vita, dedichiamo la nostra vita a Krishna per tornare a casa da Krishna. Però, speriamo. Da tempo immemorabile siamo nel mondo materiale, e questa vita cerchiamo di tornare da Krishna. Però per tornare da Krishna dobbiamo essere dei puri devoti senza nessun desiderio, oppure se abbiamo qualche piccolo desiderio, la mente Krishna ci porta. Ci sono vari modi di vedere questo. C'è una lettera, c'era un devoto molto speciale, Jayananda Prabhu, che fra poco festeggeremo la sua festa, che è il giorno prima o dopo la festa di Nishingadeva, e spero di essere qua, così possiamo parlare di più di Jayananda Prabhu. Ups. In una lettera che dopo che aver lasciato, che lui ha lasciato il corpo un anno prima di Srila Prabhupada, perché sicuramente era il suo desiderio di non essere presente per la scomparsa di Prabhupada, era un discepolo uno dei più cari a Srila Prabhupada, e Prabhupada ha scritto la lettera: se tu avessi avuto qualche ultimo desiderio materiale sarà andato sul pianeta superiore e ha
godere una vita molto opulente per migliaia di anni, e poi sarà nato in questo pianeta per completare le tue pratiche di servizio razionale e poi tornare a Krishna. Poi Prabhupada scriveva, ma perché eri circondato dei devoti che cantavano Hare Krishna, sono sicuro che tu sei tornato da Krishna. Così. E Krishna è Srila Prabhupada che ci purifica di questi ultimi desideri materiali, se prendiamo rifugio. Perché Prabhupada, c'è anche un'altra storia che Prabhupada diceva, anche se arrivate a, non mi ricordo esattamente il percentuale, 80% cosciente di Krishna, Krishna farà il resto, ti farà il resto e ti porta indietro. E tutti i devoti che erano assoluti davanti a Prabhupada, 80%, come facciamo? 70%, ecco. E poi non mi ricordo dove è arrivato, mi sembra, ho detto, va bene, 50%, e Krishna farà, perché Prabhupada sapeva che eravamo molto caduti, nel senso, siamo nel Kali Yuga, siamo nell'Occidente, siamo fatti, combinati di tutto, prima di conoscere i devoti, siamo circondati da tutto un contrario, tutto attività peccaminosa dappertutto. È così. E poi scrive anche nel Nettare della Devozione che lo standard per suo maestro spirituale, che non accettava il servizio o l'offerta di prasada dai devoti che non cantavano almeno 64 giri, diceva, che quello era lo standard. Ma Prabhupada diceva che voi, noi, non ce la fate cantare, ha dato concessione di cantare 16 giri. Ma diceva, ma perché state dedicando a diffondere questo movimento, state dedicando a aiutarmi nella missione di dare coscienza di Krishna agli altri, Sri Chaitanya Mahaprabhu ci darà sua misericordia speciale a compensare per nostra mancanza e ci porterà indietro. C'è questo fattore, specialmente per noi occidentali, che non abbiamo grandi austerità, non abbiamo nessun, come si dice, credito di austerità, penitenze, ma se dediamo diamo la nostra energia a aiutare gli altri, a diffondere coscienza di Krishna, Signor Chaitanya ci darà un misericordia speciale. Cioè questa è la mia comprensione. Perché siamo purificati di ogni desiderio. Non tutti abbiamo, ci chiudiamo gli occhi, boom, desideri materiali saltano fuori costantemente. Anche se siamo assorti in cantare nostri giri, pensando, cercando di pensare a Krishna, poi viene un flash, anche se non lo mettiamo in pratica, magari se riusciamo a controllare i sensi, ma i desideri, i residui di desideri abbiamo tanti, e non è facile di purificarsi. Se tu leggi, c'è un libro scritto da Srila Bhaktivinoda Thakur, si chiama The Jiva Dharma, c'è una descrizione di questi devoti, è una storia di mi sembra che due devoti diversi che avvicinano due maestri spirituali diversi, e praticamente in due mesi diventano puri devoti e seguono tutte le istruzioni del maestro spirituale, mettono in pratica, sono già realizzato la loro relazione eterna con Krishna, la loro rasa con Krishna dopo due mesi, e perché erano, se leggi bene la descrizione, erano persone già super avanti, partivano già. Noi non siamo super avanti, abbiamo tanti bagagli dietro, ma Srila Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada sono così. Scusi,
per ricordarmi di Gino. Tutti. Sono così misericordiosi che se dedichiamo, offriamo questa vita per aiutare gli altri, specialmente perché Krishna è molto molto contento con chi dedica ad aiutare gli altri. Ci compensa per nostra mancanza. Questo è il mio understanding, comprensione. Qualcos'altro? Qualche altra domanda? O realizzazione, commento, Gurciano? Vorrei fare un'altra domanda, se possibile. Sì, sì. Manca due minuti. Noi diciamo che da tempo immemorabile che siamo in questo mondo materiale, ma è così. Ma se, diciamo, un'anima cade dal mondo spirituale, no? E come la storia che hai raccontato, che questo devoto se ne stava andando e è passato questo camion, subito ha visto la difficoltà, è tornato indietro per i devoti, no? Così è possibile che uno che cade dal mondo spirituale riesce a capire lo sbaglio che ha fatto e di conseguenza può tornare in quella vita stessa nel mondo spirituale. Ma noi diciamo che mai pensato. Che siamo nel mondo spirituale. Nel mondo materiale. È possibile questo? Tutto è possibile, sì, tutto è possibile. Poi un altro punto di vista è relativo, perché il tempo, dal punto di vista del mondo spirituale, il nostro soggiorno qui nel mondo materiale è un flash, perché non c'è tempo nel mondo spirituale, non c'è tempo. Così quanto tempo siamo stati via nel mondo materiale? Tempo immemorabile che non ricordiamo da quando siamo caduti qui nel mondo materiale, ma allo stesso tempo dal punto di vista, in un certo senso, come dicevi tu, ogni volta è così, sentate, poi tornate, anche se per noi è passato migliaia, milioni di vite, milioni di anni che siamo qua, da dove eravamo nel mondo spirituale è un flash, siamo andati, siamo tornati nel mondo spirituale. Perché non c'è tempo nel mondo spirituale, così non è che wow, è via da milioni di anni dal mondo spirituale. No, non è via da milioni, perché non ci sono milioni di anni nel mondo spirituale, è un momento, un momento è un momento. È sempre eternamente il presente nel mondo spirituale. Così per tutti è così, in un certo senso, che tornano subito. Solo che quel subito, quell'attimo, quando siamo nel mondo relativo, dura quasi eternità. È incomprensibile per la nostra mente lineare, condizionata dal tempo. Non possiamo concepirlo dove siamo condizionati dal tempo, dall'inizio fino, eccetera. Perché nel mondo spirituale non c'è inizio fino, non c'è tempo. Ok, concludiamo qua. Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Gantara Srimad Bhagavatam ki jai.